Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Vi riporta il professore La Fantastica Carriera. Eravate stati moltissimi a chiedere del ritorno della carriera del prof, spoiler nessuno, ma io ve la porto comunque. Siamo sulla Zjedochow, o come cavolo si pronuncia, credo sia una mappa polacca. E niente, appunto vi faccio questi nuovi episodi, saranno realizzati in questo modo, quindi sentirete me parlare con la cam, ma vedrete anche il video scorrere in timelapse con la musichetta. E vi sto facendo vedere una visuale panoramica della farm. Ovviamente la farm iniziale non è così, quindi io l'ho voluta allargare e ampliare con vari edifici, e ho installato anche il biogas, insomma con gli edifici che più ritenevo adatti alla mia carriera. E ecco qui una visione un po' anche degli attrezzi, dei mezzi, e poi nei vari episodi sviscereremo meglio poi tutto quanto. Partiamo subito col fantastico caseino da non sottovalutare, perché ha la fantastica cavalleria di 140 cavalli. Qui andremo a pressare con una Roland Class. Ovviamente la clip della pressatura si è andata a farsi friggere, di conseguenza non ci sarà la clip della pressatura. Saliamo poi sul fantastico case e andiamo poi a ranghinare, perché questa pressatura sarà dedicata a balle di insilato che verranno poi usate per alimentare il fantastico biogas. E niente, buona visione. Thank you.
volta poi ranghinato il tutto, ci spostiamo sul fantastico 720 con il fantastico Roland in colorazione Eston e ci dirigiamo appunto a raccogliere i balloni appena fasciati. E ovviamente ci voleva un fasciatoio, chiamiamolo così, un po' più piccolo da attaccare magari come al caricatore frontale. Non ne ho trovati, ho usato quello standard della Neverland, quindi se qualcuno sa dell'esistenza, ma ho cercato e finora non c'è ancora un cavolo di quei tipi di fasciatoi da attaccare frontalmente, ma se qualcuno ne sa qualcosa me lo linki, ecco. E niente, poi sono appunto portato il tutto al biogas. Ovviamente il professore è molto avvezzo a Farming Simulator 22, che non si ricordava più che le balle di insilato hanno bisogno di tot tempo per fermentare, non è come sul 19, ma ovviamente non me lo potevo ricordare, troppo difficile. Di conseguenza ho mandato avanti il tempo e cosa ho fatto nel frattempo? Sono andato a spargere erbicida col fantastico caseino e con l'irroratrice John Deere, e niente, abbiamo irrorato, abbiamo fatto un trattamento post emergenza e niente, sulla fantastica soia che poi andremo a trebbiare, e quindi vi auguro una buona visione e niente ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like, un bel commento e mi raccomando, stay tuned per il prossimo episodio. Ciao a tutti.